lo so, queste cose non si fanno, ma, no, ma noi le facciamo uguale, perché allora siamo all'interno dell'azienda di Zente Nova e stiamo andando a rompere le scatole a un gruppo che sta provando, cioè Ciglia Concas, che sta provando lo spettacolo, si stanno organizzando per il nuovo disco, noi andiamo lì e vediamo cosa succede. Intanto ben trovati, questo è naturalmente il Bipudia e questa è una puntata particolare, segui Minello. Stanno provando, vediamo un po' se ci aprono. Scusate, ci aprite per favore, la televisione, siamo della televisione 5 Stelle Sardegna, non mi apro, grazie, mi apri? Che? Ciao. Oh. Mi fate entrare per favore. Ma non ti aspettavamo, stiamo provando, comunque certo che ti facciamo entrare. Ok, grazie. Sei benvenuto come sempre, ciao Paul. Ora approfittiamo, intanto grazie a Paolo Tsoudas che ci ha fatto entrare, intanto buonasera a tutti quanti voi, ciao Cecilia. Ciao, buonasera. Allora, come va? Bene, è inaspettata questa visita. Inaspettata, però insomma ci voleva, perché allora intanto state provando il nuovo spettacolo che è in giro per tutte le piazze. Esatto, esatto. Poi state praticamente provando le canzoni del nuovo album. Il nuovo album, Milanos Arcanas. Vuol dire? Sguardi... misteriosi. Sguardi misteriosi. Raccontami un po' questo progetto come Cecilia Concas con questa nuova formazione. E intanto direi di presentare i miei ragazzi. Allora, alla batteria abbiamo Paolo Tsoudas, al basso Giancarlo Longoni, alla chitarra Piero Marras, e alla tastiera, fisarmonica e organetto Peppino Bande. E naturalmente la voce Cecilia Concas. Cecilia Concas. Allora, parliamo di questo prodotto, di questo progetto. È un progetto bellissimo, funzionerà sicuramente, vendrò tanti dischi, speriamo. Facciamo gli scongiuri intanto. No, è un progetto che già va avanti già da 2 anni, e insomma c'è stata un po' la ricerca dei brani, le tonalità, riprove, come doveva essere, e adesso siamo arrivati alla conclusione, quindi prossima uscita. Ma all'interno di questo CD quante canzoni sono contenute? All'interno ci sono 10 canzoni e sono una più bella dell'altra. E tra le prove poc'anzi ero fuori, ho sentito una canzone Ninna Nanna. Sì, è una Ninna Nanna, è molto bella, molto dolce, un bel ritmo. Ne ascoltiamo un pezzo allora, durante le vostre prove. Parliamo di questa associazione, l'associazione dedicata a Maria Leventre, un'associazione poi formata da tanti bambini che si mettono in gioco cantando e divertendosi anche. Noi siamo in compagnia di Alessandra, ciao Alessandra. Ciao Paul. Allora, 10 anni coro Maria Leventre, abbiamo detto che nasce poi
grazie a tuo fratello che ha partecipato allo Zecchino d'Oro. Sì, diciamo che è nato un po' tutto da Marco, mio fratello, che adesso insomma è grande, ha 20 anni. Dopo questa esperienza allo Zecchino d'Oro del 1996, mia mamma ha voluto, per così dire, ricreare quello che può essere un ambiente a misura di bambino qui a Sassari, nella nostra città. Ma come poi nasce questa voglia, questa pazzia anche di intanto uscire fuori con questo libro, 10 anni con il coro di Sassari Maria Leventre, e poi come ti nasce la voglia di seguire tanti bambini, che non è poi una cosa così semplice in realtà? Allora, il libro è nato dal fatto insomma di voler festeggiare degnamente i 10 anni di attività, perché comunque non è una cosa semplice da portare avanti, sono tante le associazioni e i progetti che nascono e muoiono dopo poco, perché è una cosa comunque sia molto faticosa, anche se dà molte soddisfazioni. Per quanto riguarda me, il mio interesse verso il coro è nato 4 anni fa. Il coro era rimasto, per così dire, senza maestra, perché comunque c'è sempre una certa alternanza di direttori. E io, che comunque ero già in mezzo all'associazione, sono stata tirata in ballo, mi è stato detto: in effetti tu le potenzialità secondo noi ce le avresti, perché non tenti? E io ho detto: vabbè, avevo 21 anni, non è che me la sentissi troppo, però ci ho provato e sono qui. Stiamo andando abbastanza bene, mi sembra, perché comunque tanti dischi, siamo tra l'altro alla 6ª edizione di questa manifestazione. Sì, il premio Maria Leventre, concorso per autori in lingua sarda di brani per bambini. E a proposito di lingua sarda, noi l'abbiamo fatto anche durante il Polbar, abbiamo letto alcune frasi di Piero Marras: quando un bambino canta, dice lui, mi intenerisco, quando un bambino canta in sardo mi commuovo. Queste sono alcune delle parole scritte poi all'interno del libro da Piero Marras, ma scrivono, ci sono dei commenti anche di altri personaggi, come per esempio i Bertas, che dicono: la magia dei nostri canti colora la vita di emozioni, vi auguriamo un lungo e felice cammino nel mondo della musica. Credo che questo sia un augurio incredibile. Caspita, sì, soprattutto Piero Marras e Bertas sono persone, artisti a noi molto cari, perché collaborano con noi nel premio Maria Leventre, nella giuria del premio, e poi Piero è anche nostro presidente onorario, gli siamo particolarmente grati per averci coinvolto anche in alcuni dei suoi progetti. Tra le tante cose che leggo all'interno di questo libro, cari signori, io vedo tanti scritti di tanti artisti, ma comunque anche tante storie, perché i viaggi, ho visto sul Garda, raccontami un po' di questi viaggi e come vengono più vissuti dai bambini. Allora, l'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Folgaria, nel Trentino, lo scorso aprile, avremo il piacere anche di tornarci quest'anno. E è stato veramente emozionante, perché ci siamo ritrovati a cantare con tantissimi altri cori da tutta Italia, tutti affiliati all'Antoniano di Bologna e con lo stesso coro dell'Antoniano. Abbiamo fatto le prove con il coro dell'Antoniano, con altri cori, è stato bellissimo vedere proprio il confronto, i bambini che facevano amicizia con i bambini di altri posti, quindi si confrontavano varie realtà, è stato bellissimo, soprattutto lo spettacolo finale, c'erano più di 600 bambini tutti insieme. E poi divertente, perché vi lascio immaginare, a Gardaland i bambini impazziti che volevano andare su qualsiasi gioco, li dovevo bloccare perché comunque i giochi magari erano pericolosi per loro. È stato veramente emozionante e molto divertente. Leggo qui concorso Maria Leventre, 12 anni Algherese, trionfo al Verdi, questo è successo nel 2004, ciò significa che sì, è un'associazione di Sassari, ma in realtà è aperta comunque a, insomma, da spazio ai bambini, diciamo della provincia di Sassari, ma in realtà tutti in Sardegna possono venire e far parte della vostra associazione. Sì, diciamo che ai nostri concorsi canori partecipano sempre bambini da tutta la Sardegna e anche autori. Possiamo dire che l'interprete che ha vinto, o meglio, l'interprete che ha eseguito il brano che ha vinto l'ultimo premio Maria Leventre, per esempio, è Virgilia Siddi, bambina di Tertenia, che quest'anno in concomitanza ha vinto anche lo Zecchino d'Oro, quindi comunque sia un talento nella canzone, ma soprattutto questo fatto sta a dimostrare che i bambini vengono veramente da tutta la Sardegna, sì. Un'associazione dedicata a una grande signora della musica, Maria Leventre, che era una grandissima pianista, tra l'altro, nonché lei non aveva figli, la signora Ventre, ma amava talmente tanto i bambini che i bambini poi dello Zecchino d'Oro diventavano tutti i suoi bambini in qualche modo. Io, tra l'altro, tra le tante cose, sempre rimanendo intorno al 2004, leggo in piazza 700 bambini, pensate un po', con il mitico mago Zurlì. Questi erano gli appuntamenti del fine settimana scritti nella Nuova Sardegna, dove
dove si pubblicizzava per l'appunto una grande manifestazione con un grande personaggio che poi è che il personaggio direi di punta forse dello Zecchino d'Oro. Esatto, questo appunto era riferito a una delle tante trasferte, in questo caso era, mi sa, se non sbaglio, nel giugno del 2004 a Caorle in provincia di Venezia, e fu realmente così, 600 bambini in concerto in questo paese bellissimo che è per così dire tipo Alghero, quindi un posto di mare meraviglioso, e io ho avuto anche il piacere di dirigere questi 600 bambini tutti insieme ed è stato veramente emozionante.